La cosa che a me preme più di tutte è la pace, al più presto in tutti i modi possibili, e questo significa anche avere una comunicazione che non è belligerante, bellicosa, ma deve essere volta a invitare alla trattativa e al ragionamento, perché il protrarsi del conflitto serve solo a dar luogo, e lo dico guardando in telecamera la gente a casa, a dar luogo alle preannunciate transizioni ecologica, alimentare, energetica. L'interesse è degli Stati Uniti d'America, che hanno ottenuto di separare la Russia dall'Europa e di bloccare il Nord Stream 2. Ma non è l'interesse dell'Europa. L'Europa ha interesse che tra europei ci sia pace. Ora, l'aggressore Putin va fermato, ma va fermato con le armi della diplomazia. Al più presto, e invece continuare a fomentare la retorica belligerante di un Zelensky che non è uno stinco di santo, perché lì il conflitto va avanti da 8 anni e non è iniziato con un'aggressione russa, continuare a fomentare la retorica belligerante non è interesse dell'Europa. Allora non bisogna fare il tifo, bisogna riconoscere chi è l'aggressore, su questo io non ho alcun dubbio, però bisogna evitare di farsi trascinare nella logica della contrapposizione, perché l'interesse degli europei non è quello degli americani in questa situazione. Io invito tutti a far mente locale su questo e vi invito a capire che invece l'interesse della NATO è continuare a fomentare e a protrarre a lungo il conflitto per ottenere gli obiettivi che si sono prefissati. Il Great Reset, le transizioni annunciate, pianificate, prenderanno spunto dal conflitto in Ucraina, così come hanno preso spunto dalla pandemia per dar luogo alla transizione digitale, che ora sta passando al secondo livello con gli episodi che abbiamo discusso prima di Bologna e Fidenza. Il primo è stato il Green Pass, il secondo è quello che pian piano si introdurrà il sistema di crediti. Perché? Perché a monte c'è l'ideologia mondialista, che è il totalitarismo del XXI secolo e che ha una visione antropologica gnostica che è diversa da quella della tradizione europea, che è fondata sui valori cristiani, che stanno alla base delle costituzioni che sono state puntualmente sconfessate in quest'ultimo periodo.